In una torrida giornata di agosto viene rinvenuto sul greto del Tevere il cadavere sfigurato di un giovane. Pare si tratti di Giacomo Fiorenza, figlio di un facoltoso architetto romano inquisito per corruzione. Malgrado il padre abbia riconosciuto in quel cadavere straziato il proprio figlio, dall'America le telefonate di chi sostiene di essere Giacomo si susseguono. Esperti della polizia analizzano quella voce che chiama cercando di chiarirne il mistero. L'autopsia rivela che a tratti alcune parti del cervello del cadavere sono inspiegabilmente percorse da debolissimi segnali elettrici. Stefano, compagno di studi della vittima, è convinto che l'omicidio sia da collegarsi ad una ricerca sugli antichi sacrifici umani svolta da un tenebroso personaggio, Norberto Sinisgalli. Tutti i documenti di questa ricerca sono racchiusi nella memoria di un computer, protetti da una parola d'accesso. Giacomo, morendo, ha portato con sé il segreto di quella parola e quindi la possibilità di scoprire il mistero celato nella macchina. A St. Louis, Mario Fedrigo, un detective italo-americano sulle tracce della fidanzata di Giacomo, si è invaghito di una giovane prostituta. Lei è scomparsa e nella sede della società teosofica dalla quale pare provengano le misteriose telefonate, Fedrigo trova una foto della giovane. Sul retro, la data della sua morte. Eppure Fedrigo sa di averla avuta accanto fino a poche ore prima. Un inquietante collegamento unisce la fine di Giacomo con questo nuovo enigma. Io questo non gliel'ho mai detto. E invece sì. Sei stato tu la prima volta a parlarmi di un tizio che è scomparso il giorno prima della liberazione e che aveva denunciato altri ebrei. Ma io le parlavo del Sinisgalli per altre ragioni. Per i suoi studi sul ponte Sublicio, per tutti i riti sacrificali che si compivano su quel ponte che avevano a che fare con la morte di Giacomo. Il tuo amico Giacomo, un mese esatto prima della sua morte, è stato inviato dal padre a Vienna a verificare una lista di nomi di ricchi possidenti ebrei mai più tornati dai campi. Giacomo non è mai andato a Vienna. Se ci fosse andato me l'avrebbe detto. Beh, devi cominciare a abituarti all'idea che forse il tuo amico Giacomo non ti ha sempre detto tutto. Come ad esempio che aveva sottratto parte di quel materiale di ricerca del tuo Sinisgalli e che se l'era tenuto chiuso nel cassetto della sua scrivania. E voi come lo sapete? Lo sappiamo. E lui? Che c'entra in questa storia lui? Lui è riuscito a capire cosa fossero tutti quei segni. Era una trascrizione in un codice molto complesso di quello che forse è stato il cerimoniale del rito degli Argei. Tu sai di cosa parlo. Quindi Giacomo non aveva rimesso tutto il materiale del Sinisgalli nella valigia?
Probabilmente no. Sembra che in una cassetta di sicurezza di una banca di Vienna esista una lista di nomi di quegli ebrei prima derubati e poi trucidati. E che una specie di assaggio di questo elenco sia stato inviato via fax alla segreteria di questo importante personaggio, così come avvertimento. E di lì si sarebbe scatenata tutta la reazione. E questo alto personaggio, dico, avrà un nome? Sì, ma potrebbe essere un nome nuovo. In tanti e tanti anni si possono cambiare tantissime cose, specialmente avendo a disposizione un capitale ingente. E non potrebbe essere proprio il tuo Norberto Sinisgalli. Molte cose coincidono. È scomparso dopo la liberazione accusato di aver denunciato degli ebrei. Giacomo poi ha riscoperto proprio tramite Emily Cohen che Sinisgalli è ancora vivo, protetto da una nuova identità, spalleggiato dalle grandi sette esoteriche internazionali. E questa scoperta può avere causato la morte di Giacomo. E una volta rintracciata nel suo nascondiglio, anche quella di Emily. Sappiamo che tu negli ultimi tempi ti sei quasi esclusivamente occupato di questo Sinisgalli. Per te è diventata quasi una specie di ossessione. Lui è scomparso davvero anche per le persone che aveva più care. Vabbè, ma un parente rimasto, un indirizzo di allora, una qualunque cosa attraverso la quale si possa arrivare... Assolutamente niente. L'unica cosa che io so è che lui... portava una spiga di grano all'occhiello della giacca, tutto qui. La foto? Che foto? Nella casa della vedova Nichols c'era la foto di un uomo. Uno che lei mi ha detto essere un importante esoterista. Con qualcosa come una spiga di grano attaccata al bavero della giacca. Mi sono arresa. Allora ha vinto lui? Per 3 mesi. Posso vedere il bambino quando voglio e lui è tornato a casa. E quando? Ieri sera. Ah, ecco perché chiamavo, telefonavo e non rispondevi. Senti, ma che ha dormito lì? Ma no, dopo è andato via. Come dopo? Dopo che? Ma che avete fatto l'amore? Ma sei pazzo? Senti, ti ricordi quando mi avevi chiesto se volevo venire a vivere con te? E quando l'avessi deciso? Non lo so, ma almeno ci proviamo. Vuoi? Ci vediamo più tardi a casa, eh? Ciao. Comunque, a questo punto, per valutare a fondo la credibilità di chi chiama, abbiamo bisogno di farlo parlare con qualcuno che l'abbia conosciuto veramente. Ammesso che chiami ancora. È una partita che lui sta vincendo. E poi lo stanno scrivendo i giornali di mezzo mondo. Quando mai uno che vince smette di giocare? Mi scusi, noi vi abbiamo fatto avere un elenco di persone che Giacomo l'hanno conosciuto bene. Sì, infatti, l'abbiamo studiato attentamente. Beh, decidendo innanzitutto di non sottoporre il padre ad una prova del genere. Sarebbe troppo crudele. E poi vi ricordate anche le telefonate con la madre, di scarsissima attendibilità. Tra gli amici il primo che si impone per molti motivi è questo Stefano Baldi. Su questo ragazzo abbiamo delle perplessità. Tra gli inquirenti c'è chi pone in dubbio la sua affidabilità. Beh, allora, controllando la situazione più in generale, fra i parenti e gli amici più stretti, quindi i più affidabili, avremmo deciso per questa Lucia Marsico, cugina di primo grado di Giacomo. È la figlia di una sorella del padre, di qualche anno più grande di Giacomo, ma hanno frequentato gli stessi amici. Ciao André. Ciao. Aspetti Carlo. Sta arrivando. Che fai? Torni stanotte? Non so, non credo, se mai ti chiamo. No, quella avrebbe pensato di tornare. Con quella vuoi dire Vincenza? Sì, con quella voglia di Vincenza. Insomma, avrebbe pensato di tornare qui a vivere per un po'. Per quanto tempo? Ma lei dice un paio di mesi, secondo me 20 giorni sono pure troppi. Tanto non dura. Comunque se tu ti puoi trovare un buco. Mia sorella mi aveva parlato di uno che aveva un pensionato al Vaticano. Ma perché non vai a vivere tu da lei? Ma già ci abbiamo provato 200.000 volte. Vabbè, ho capito, però anche lei è venuta a vivere qui 300 milioni di volte e io mi sono sempre dovuto trovare una sistemazione delle suore. Vabbè, fa finta che non ti ho detto niente, lascia stare, lascia stare. Dai, comunque non preoccuparti, un buco lo trovo. Non voglio crearti dei problemi. Ciao Carla. Ciao. Dove andate di bene? Non gli hai detto? No, sennò che sorpresa è. Sorpresa? Infatti, se te lo dico prima, che sorpresa è?
Ah, già. Vabbè, allora ciao. 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 Vuoi che vada da solo? Sarebbe peggio. No, tu invece la devi smettere. No, io non smetto proprio niente. Quando comincio una cosa la finisco. Tu invece non porti avanti un bel niente, anche perché sai benissimo che non ce la farai mai, che è tutto impossibile, è una follia questa. Ma che cos'hai? Paura che la scopra, che trovi qualcosa? Ma perché non vuoi? Senti, tu in questa storia non c'entri niente, hai capito? Questa è una storia che riguarda me, Giacomo e basta. Tu sai benissimo che ce la faccio e questa ti fa paura, ammettilo. Ma paura di cosa? Non lo so. Da quando sei andato all'istituto di medicina legale sei cambiato. Cambiato in cosa? Non lo so, è come se tu avessi paura che Giacomo non sia morto, non è così? La verità è che tu stai diventando pazza, Silvia. Stai diventando pazza come tutti quanti gli altri. No, è che io sto solo cercando di uscire da questo incubo. Prova. Scusi, siamo amici della signora Nichols. Abbiamo suonato ma non risponde nessuno. La signora si è sentita male domenica notte, sono venuti dei parenti a prenderla. E dove l'hanno portata? A Firenze, a casa della sorella, loro sono di lì. Lei non ha un recapito? Sì, dovrei avere il telefono. Allora? Niente, sembra non ci sia nessuno. Sicuro che hai fatto il numero giusto? Sicuro. Sì, mi scusi. Avendo il numero di un abbonato di Firenze, è possibile risalire al nominativo? Sì, allora il prefisso è 055-341647. Non risulta niente. Va bene, grazie. Mangi. Andrea, io non ti aspetto, io me ne vado. Dai, ci metto un attimo. Cosa vuoi che ti possa succedere? Poi ti chiudi dentro. Noi in questa storia non c'entriamo niente. Io ho paura, non possiamo correre un rischio così. Andrea! Chiuditi dentro.
fatto? Mi hai fatto morire. Non è stato difficile, guarda. Buonasera. Buonasera. Allora, se mantiene il suo appuntamento, dovrebbero mancare pochi minuti. Sì, ma senta, io davvero ci ho pensato seriamente. Come già ho detto prima, non me la sento. Non credo che voi mi possiate obbligare. No, noi non la possiamo obbligare a fare niente. Infatti lei si limiterà ad ascoltare la chiamata attraverso questo telefono. Qui sentiremo la sua voce e da qui lei può parlare. Solo nel caso lei lo ritenga opportuno. Solo in questo caso lei può intervenire e dire ciò che vuole. È più tranquilla adesso? Lo sarò quando mi riporterete a casa. Ok, thank you. See you. Loro pensano che questa volta sarà molto più semplice. E perché? Le ultime due telefonate intercettate partivano entrambe dall'area di Elk River. Quindi è molto probabile che anche la prossima, se ci sarà, partirà di lì. In questo caso loro avrebbero il lavoro estremamente semplificato. Ai 4 minuti richiesti all'inizio, pensano di poterci fornire i primi dati dopo una novantina di secondi appena. Sembra lui. Allora, hai chiamato prima del solito? Io devo telefonare ai miei genitori 2 volte alla settimana perché stiano tranquilli. Lo riconosce? Non lo so. E questa sera te le hanno date le medicine? Me le danno sempre. Trucco per non addormentarmi. Quale trucco? È un segreto. Penso a un ragazzo che prende uno schiaffo davanti a tutti. Non riusciamo a capire. Nessuno può capire. È un segreto. Se penso alla faccia di quel ragazzo, riesco a resistere alle loro medicine. Yes, fine. Ok. Ci ha rintracciato. Giacomo, tu parli sempre dei tuoi genitori, ma ci sono anche altri parenti con i quali forse vorresti parlare. Giacomo? Giacomo, mi senti? È riattaccato? Giacomo, mi senti? May you repeat me, please? Si tratta dell'ambulatorio di un centro di cure o qualcosa del genere. Gli sono molto vicini. Giacomo, perché non vuoi che parli degli altri tuoi parenti? Lo sai che ce ne sono tanti che ti vogliono bene. Non lo so. Sì che ti vogliamo bene. L'hai sempre saputo che ti vogliamo bene. Hai riconosciuto la voce della ragazza che ti sta parlando? Giacomo, hai riconosciuto la voce della ragazza che ti ha parlato? Sì che lo sai chi sono. Non vuoi dire niente per vendicarti, per farci stare male. Vuoi vederci tutti morire di dolore. Sei Lucia. Sì, Giacomo, è tua cugina Lucia. L'hai riconosciuta, Giacomo, è proprio tua cugina Lucia. Credo che l'abbiamo trovato. Io e lei litigavamo sempre. Quella volta che lei ha voluto guidare la mia macchina nuova, mi ha spaccato il paraurti. Ma adesso dici dove sei, che ti vogliamo venire a prendere. Non si può, non posso. Sono qui e se loro lo sanno, se la prendono con me. Ma chi sono loro? Mi hanno scoperto. Hi, it's Deputy Sheriff Mary here. Does anyone speak English there? Yes, I do, Sheriff. It's very important for us to identify him now. Hang on, we're identifying him. È uno della polizia di là. Lo stanno identificando. Stanno facendogli delle domande per capire chi è. He looks okay. Sembra stia bene, che non abbia problemi fisici. Sorry, we have an Interpol agent in the area. The guys from Interpol are arriving, but I could speak Italian if you want. Siamo entrati in questo edificio, è un po' di ambulatorio, e in questo studio che c'era lui che stava ancora comunicando con voi, quindi non ci sono più problemi, è lui.
Ma lei lo ha visto? No, perché mentre stavo entrando, l'ambulanza stava portandolo via. Dovete essere soddisfatti della polizia americana, no? Certo, avete fatto tutti un lavoro straordinario. Allora? Sì, pensa che sia lui. Cosa gli faranno adesso? Lo rimanderanno a casa, no? Beh, dipende dal giudice, se gli contesterà qualche reato. In tal caso dovremo chiedere l'estradizione. Quali reati può avere commesso? Non lo sappiamo. Se vuole la faccio accompagnare a casa, sì. C'è una cosa. Noi siamo convinti di averlo trovato e che tutto sia andato per il meglio. Ma prima di parlarne in giro, di fare festeggiamenti, lei mi capisce. Il rischio più grave che corriamo è quello di mettere in circolo false illusioni. Sì. Bene. So che mi ha capito. Ho accettato il tuo invito. Ho visto. Vedrai che stavolta andrà tutto bene. Sono sicuro. Cos'hai? Tienilo per te, amore. Sembra che Giacomo Fiorenza sia vivo. Come vivo? Eh sì, quello che telefona pare che sia proprio lui. Incredibile, no? Non faccio di formarsi col tempo a causa degli sforzi di coibentazione. Isodomo. Servizio gratuito all'utenza. Vi informiamo che avete raggiunto una numerazione non utilizzata. Vi preghiamo di riagganciare e di selezionare di nuovo dopo aver verificato sull'elenco l'esattezza del numero. Grazie. Allora? Come hai fatto a scoprire quel numero? Guarda.
9/8/1994 è la data della sua morte. Come è la data della sua morte? Il 9 agosto di quest'anno. I giornali hanno detto che l'autopsia ha stabilito che quella è la data della sua morte. Ma questo com'è possibile, scusa? Come ha fatto lui a scegliere come parola chiave proprio la data della sua morte? Forse la conosceva. Ma come fa uno a conoscere la data della propria morte? Se aveva deciso di suicidarsi, l'avrebbe saputo, no? Io escludo assolutamente che Giacomo possa aver pensato al suicidio in quel periodo. Anzi, quello per lui era il momento forse più straordinario della sua vita. Ma lo sai anche tu che quella è la data della sua morte? Questa non può essere una coincidenza. E se fosse il giorno del suo passaggio? E quindi il contrario, esattamente il contrario della sua morte. Io non ti capisco. Eppure adesso è tutto così chiaro. Quando lui ha scritto quella data, lui sapeva benissimo che in quel giorno, il 9 agosto di quest'anno, gli sarebbe successo qualcosa che riguardava la sua scomparsa, ma non la sua morte. Che cosa? Senti, Silvia, tu sei stata straordinaria. Io sinceramente non mi aspettavo che tu ce l'avresti fatta. Tu non solo hai scoperto la parola chiave, ma hai trovato qualcosa di molto più particolare. E se noi riusciamo a comprendere cosa significasse esattamente per Giacomo quella data e come lui abbia fatto per individuarla, forse noi riusciremo a chiarire tutto. E come possiamo? C'è una cosa che forse ci può aiutare, ma devo prima controllare che non si tratti di una semplice coincidenza. Che cosa? Qualcosa a casa della Valver. Silvia, adesso che questa macchina si è aperta, tutto quello che noi faremo potrà risultare pericolosissimo, lo capisci? Io adesso voglio che tu ti chiudi qua dentro e che non apri a nessuno, d'accordo? Oi. Sei stata bravissima. È stata spiegata come sacrificio alle divinità lunari della fertilità come protezione delle forze rigenerative. Fraser sostiene che ha lo scopo di assicurare al circonciso una futura rinascita. Per questo viene praticata da quasi tutti i popoli primitivi. Una futura rinascita. Buonasera. Ah, è lei. Ciao, ho sentito dei rumori al piano di sopra e siccome non ci vive più nessuno mi sono preoccupata.
Non si deve preoccupare, signora, ero soltanto io. Sì, ma di sopra non c'è più niente. No, non c'è più niente. È che io sono andato per recuperare un quaderno di appunti. Io so che lei abita qui da parecchi anni ormai. Si ricorda di quando morì Maria Valover, la zia della signora? Molti anni fa. Era per caso durante l'estate del 63, nel luglio. Sì, mi pare, ma è così importante. E lei non si ricorda se era nella prima parte del mese o in quale giorno della settimana? Come potrei, sono più di 30 anni. Certo. Sa dove l'hanno sepolta? No, di questo non ne hanno parlato con nessuno. Ma ci fu qualcosa di strano. La nipote fece allestire una camera ardente al piano di sopra, ma non si è visto un sacerdote e non si sa di una funzione in chiesa. Però se la salma l'hanno portata via, vuol dire che un funerale c'è stato. Credo che abbiano fatto tutto di notte. Sa, dicevano che il tetano l'avesse resa irriconoscibile, piegata in due, e coi muscoli del volto tutti tirati. Poi non so altro, mi dispiace. Beh, la ringrazio. Buonanotte. Buonanotte, prego. Ci sono pagine e pagine di dati complicatissimi. Lo so, con Giacomo abbiamo impiegato un sacco di mesi a metterli dentro, senza capirci molto. Guarda, vedi queste date a fianco al nome del defunto? Beh, la prima è sicuramente la data della sua nascita e l'altra quella della morte. È evidente che erano indispensabili per i loro conteggi. Quali conteggi, scusa? Beh, io ho provato, ad esempio, ad esaminare il numero dei mesi di vita. Non è questo che li accomuna neppure i segni zodiacali. Però fra i conteggi di quelle povere donne e Giacomo che arriva a scrivere proprio quella data, ci deve essere un nesso. Eh beh, certo. Quei calcoli che quelle donne hanno fatto per anni non dovevano essere un passatempo. Cercavano una conferma a qualcosa che Sinisgalli gli aveva confidato. Sembra che la signora Valover non abbia mai avuto un funerale. E che nessuno del palazzo abbia mai visto portare via il suo corpo. Quindi Elena avrebbe potuto conservare nella stanza murata il cadavere della zia. In attesa di chissà che cosa. Beh, in attesa di quella data che così tanto disperatamente cercavano. Padre Milton, so che è fuori per il weekend. Al suo ritorno mi chiami. Ho trovato quel testo da un libraio di Amherst. Possiamo fotocopiarlo. Mi chiami lunedì. Dice che una macchina per scrivere è troppo vecchia e non conviene. Lei non trova me e io non trovo lei. Sono andata da mia figlia a Stanton. Hanno finito il tetto e... Padre Milton, chiamami quando rientri. Ho due trote vive nell'acquaio. Grave pericolo. Attento a non chiamare più HD. Pronto, ho ricevuto il suo messaggio. Possiamo vederci al solito posto. Ma non telefoni, lei è in grave pericolo. Attento a non chiamare più HD. Lei è in grave pericolo. Attento a non chiamare più HD.
E allora, ti senti meglio oggi? Sì, grazie. Lo sai che sembra che abbiano trovato quel ragazzo italiano, il fidanzato della Cohen? Ah sì? Ed è vivo? Sì, ma sembra anche che sia drogato. Ah, e dov'era? Beh, neanche tanto lontano da qui, a Elk River. Anche se quelli dell'FBI mi faranno delle storie, ho intenzione di andare a dare un'occhiata. E lei non crede che potrei essere di qualche aiuto? Senti, Mike non vedeva l'ora che tu guarissi per poter recuperare un po' di lavoro arretrato. Mi dispiace, ma non posso portarti via dall'ufficio proprio oggi. E questo cos'è? No, questo ha a che fare con i nostri studi. Sono le misure esatte del ponte. E tutte quelle linee che scendono dall'alto? Sembra un tentativo di ubicarlo nei rapporti coi pianeti. Alfredaria. Alfredaria, Alfredaria, speriamo che ci sia. Eccolo qua. Alfredaria, il potenziale di influenza di ciascun pianeta. Anereto o anereto? Ecco, anereto. Pianeta che annuncia la morte. Nelle condizioni di somma magnitudine si produce il fenomeno che gli antichi chiamavano il doppio e che noi sappiamo essere l'egregoro. L'egregoro è la materializzazione dell'energia del pensiero e produce fenomeni di ubiquità. Ma questa parte quando abbiamo in magazzino di dati non c'era mica, ne sono sicuro. Aspetta, perché non è finita qui. L'egregoro trae vita dal sacrificio legato ad esso, con scongiuri, misteri, nomi divini e segni sacri. La vittima, unta e benedetta, sarà condotta prima del sacrificio in un triangolo posto fuori dal luogo nel quale i costruttori del passaggio saranno ad attenderlo. Il giorno e l'ora astrale idonea al passaggio verrà stabilita dal computo della data di nascita nella triangolazione con il 24 di Artemis, il 5 di Ares e l'8 di Priapo. E sono date degli dei che presiedono i mesi. Io lo so chi ci può aiutare in questo. Chi? Una mia amica che si è appena laureata, ha fatto una tesi sui calendari antichi. Per i romani invece il calendario era più o meno come il nostro, anche se loro dividevano i giorni in fasti o nefasti. E cioè? Beh, i 235 giorni fasti erano aperti ad ogni azione profana. Ma adesso mi spieghi perché questa improvvisa curiosità? Te l'ho detto, Stefano sta scrivendo una specie di fumetto di fantarcheologia. Comunque ogni decisione riguardo il calendario e i riti veniva presa dai pontefici. Tantissimi giorni dedicati ai ludi, ai sacrifici, alle feste, alle dedicazioni, alle ferie, ereditate dalla religione greca, etrusca, egiziana. Ti dice qualcosa? Il giorno e l'ora astrale idonei al passaggio verrà stabilita dal computo della data di nascita nella triangolazione con il 24 di Artemis, il 5 di Ares e l'8 di Priapo. Non sono giorni inseriti nel calendario. Spiegati. Il 24 di Artemis è il 24 di agosto, il 5 di Ares è il 5 di ottobre e l'8 di Priapo è l'8 di novembre. E quindi? Sono i Paretalia, i Lemuria, i giorni in cui il mondo spatet. Secondo gli antichi, sono i giorni in cui la terra e il sottosuolo, il mondo dei vivi e quello dei morti, entrano in comunicazione. È così, fortuna che sono venuto. Si chiama Ronnie McCormick, ha 24 anni, è iscritto alla società teosofica e vive con la famiglia della sorella in una casa di Elk River, ha un ingrosso di mangime. Senta, signor console, noi abbiamo l'assoluta certezza di aver parlato con Giacomo Fiorenza. Cosa è successo? Non era lui. Sembra che si tratti di un ragazzo americano, un elettricista. Ma com'è possibile? È così. Poliambulatorio, al telefono c'era questo Ronnie McCormick. Ma la persona che noi abbiamo ascoltato non poteva essere altri che Giacomo Fiorenza. È bastato che la cugina dicesse una mezza frase perché lui la riconoscesse. E poi parlava un italiano perfetto. Lo so, e me ne rendo conto, ma per la polizia di qui questa storia presenta degli aspetti troppo stravaganti. Dovete capire la loro posizione. Perché non pensare a un'interferenza? Su quella stessa linea c'era questo McCormick che parlava per i fatti suoi con un amico e il nostro Fiorenza. I tecnici di qua hanno già scartato ogni ipotesi del genere. Ma come mai?
Perché non è la stessa linea. Ha chiamato da tre luoghi diversi. Dalla sede della società teosofica, da casa sua e dall'ambulatorio del suo psicanalista. Mi scusi, signor console, sono Airoldi, ma l'ho sentita parlare di uno psicanalista che lo avrebbe in cura. Sì, ma da poche settimane. Soffre di crisi di identità. Infatti dai primi di agosto ha lasciato il lavoro. Mi sembra di capire che qui hanno bisogno del telefono, vi devo lasciare, scusate. No, solo un istante, signor console. Ma sarà possibile parlare con questo McCormick, no? Ora non credo. Questa Elkriver è una cittadina tranquilla dove si conoscono tutti. Questo caso sta mettendo in subbuglio l'intera comunità. A più tardi. C'è una spiegazione. C'è qualcuno che riesce a darmi una spiegazione. Puttana miseria, l'altra schifosa. Tra meno di mezz'ora ho un appuntamento col capo della procura. Che cavolo gli vado a raccontare? Ma esiste una coincidenza che ricollega questo McCormick arresto. Quale? La società teosofica. Beh, anche se sappiamo che questo ragazzo ha frequentato quella casa per motivi di lavoro, in realtà è la stessa setta alla quale era intestata la casa dove era nascosta Emily Cohen. Morlisi, noi abbiamo trovato Giacomo Fiorenza, abbiamo parlato con lui. Lui ha parlato con la cugina. Si è ricordato di liti, di un incidente di macchina avvenuto chissà quanto tempo fa. E adesso ci lasciamo suggestionare da questi americani che ci dicono che è un venditore di mangime per maiali, che non dice una parola di italiano, che non sa cosa sia il nostro paese. I collegamenti che lei con tanta buona volontà sta cercando sono un'inezia rispetto al grande casino nel quale ci troviamo. Che cos'è, dottor Pagani? Una dichiarazione di resa? No, non ci arrendiamo. Ma un attimo di sconforto ce lo conceda. E poi, almeno stavolta, eviti di precipitarsi ad avvisare i suoi amici giornalisti. La prego. Ti porto un caffè? No, grazie, lo prenderò dopo. Dottor Harry Rufus Davern, soprannominato HD, Dipartimento Religione Storica, Southern Illinois University, Carbondale, Illinois. Nato il 7 agosto del 22 a New York, divorziato, niente figli, laureato a New York nel 48. Professore in storia delle religioni dal 56. Reati commessi, dichiarato colpevole di organizzazioni sovversive. Condannato in primo grado a 4 anni di reclusione e a $2,500 di spese, con sentenza del 3 agosto 94. Corte federale di Chicago, giudice Gardner. Per responsabilità ideologica, fondazione, setta denominata Società Teosofica per il ritorno dello spirito originario. Temporaneamente sospeso da ogni incarico, in attesa di una sentenza di secondo grado. Scusate, sapete dov'è il professor Daver? HD sta in quell'ufficio laggiù. Grazie. Vai. Dottor Harry Rufus Davern. Le ho telefonato ieri sera. È in anticipo. Solo di qualche minuto. Mi dispiace. Venga dentro. È difficile dividere in due un uovo al coq.
Il caffè possiamo dividerlo. Allora adesso potrà dirmelo per quale editore lavora. In cosa consiste la sua offerta di collaborazione? Beh, abbiamo saputo che deve abbandonare l'insegnamento e che deve andarsene da qui. Così il nostro direttore ha pensato che lei fosse l'uomo giusto. Non c'è per... nessun direttore editoriale al mondo che manderebbe in giro uno come lei a chiedere collaborazioni scientifiche. Per cui la smetta con questa storia, non le credo. Poteva scegliersi una professione più adatta a lei, come il venditore di sistemi d'allarme o di abbonamenti per il campionato di hockey. Forse è arrivato il momento che lei mi dica la vera ragione della sua visita. 3 giorni fa, la polizia ha trovato in un sobborgo di Chicago il cadavere di un sacerdote, massacrato a coltellate. Si chiamava Padre Milton. Qui ci sono tutti i dettagli, ma sono sicuro che li conosce già. Lei sa benissimo che io non c'entro niente con la vicenda di questo povero prete. Io so che grazie alle sue rivelazioni Padre Milton ha potuto pubblicare quello che sapeva sulla setta teosofica. Poi, evidentemente, si è spinto un po' troppo oltre. E voi l'avete fermato. È venuto qui per ricattarmi? No. A proporle un affare. Che genere di affare? Tra i messaggi registrati nella segreteria telefonica di Padre Milton, ce n'è uno di una ragazza che lo avverte che è in pericolo e di guardarsi dal telefonare a un certo HD. La polizia sta cercando questo HD, ritenendolo in qualche modo coinvolto nell'omicidio. Ma c'è qualcosa che si oppone alla sua identificazione. Qualcosa che loro vorrebbero avere ma che non hanno. Arrivi al dunque. Un pezzo di pagina strappato dall'agenda del sacerdote con il numero di telefono di HD. Precisamente quello di questo apparecchio, che mi ha permesso di rintracciarlo. Ma per sua fortuna qualcuno è riuscito ad arrivare prima di loro. Questa è solo una fotocopia a colori. E l'originale? Beh, se stasera non mi vedessero rientrare e nel pieno delle forze, qualcuno sa già a che distretto di polizia recapitarlo. Avanti, cosa vuole da me? Un po' di cose. La prima, mi piacerebbe tanto sapere perché cercavate Emily Cohen e perché l'avete uccisa. Lei non può coinvolgermi in quello che hanno fatto quei pazzi. Quell'imbecille del giudice Gardner pensa che io sia a capo di questa massa di psicopatici. Loro hanno usato i miei studi come pretesto per inventare una religione assurda. Immagino che questa sua difesa possa anche funzionare in tribunale, ma non con me. Ora mi dica perché è stata uccisa Emily Cohen. Sappia che questo può significare la condanna a morte per entrambi. Ehi, su, vuole andare avanti? Verso la fine della guerra, insieme alle truppe tedesche in ritirata, venne anche catturato uno studioso italiano. Si dichiarò subito aporide e i servizi segreti americani pensarono che fosse una spia. Così fu inviato in un campo speciale di prigionieri a Rock Island, nell'Illinois. Lo sottoposero a interrogatori continui perché volevano sapere tutto quello che era successo a Roma durante l'occupazione. Io prestavo servizio militare in quel campo. Lo conobbi e lui mi parlò dei suoi studi, che mi interessarono immediatamente perché anch'io ero uno studioso del fenomeno della reincarnazione nelle religioni che hanno influenzato l'impero romano. Lui aveva una mente sorprendente, capace di trovare stranissime connessioni tra... Come si chiamava? Norberto Sinisgalli. Fra noi iniziò una stretta collaborazione. Mi resi subito conto che lui era arrivato a risultati assolutamente sorprendenti, al di là di ogni umana immaginazione. I suoi studi sono la base dei principi di quella setta che dicono di aver fondato per il ritorno dello spirito originario. 2 anni dopo la fine della guerra fu rimandato in Europa con un nuovo passaporto, un nuovo nome. E da allora, per quante ricerche io abbia potuto fare in giro per il mondo, è svanito nel nulla.
Non credo assolutamente che sia accaduta la stessa cosa agli elementi più potenti di questa società teosofica. Emily Cohen cosa c'entra in tutta questa storia? Emily Cohen era di origine italiana. Fu l'organizzazione per cui lavorava che le creò la storia del padre fondatore di un famoso partito filonazista qui in America. Questa copertura alle spalle venne accolta immediatamente negli alti livelli della società teosofica. Perché? Cosa stava cercando? Quel misterioso Norberto Sinisgalli, che, secondo la testimonianza di alcuni sopravvissuti al genocidio, era riuscito ad accumulare un'immensa fortuna, denunciando ai nazisti tutti gli ebrei che lo avevano pagato perché li aiutasse a scappare. Questo tesoro rappresenta il fondo segreto della setta. Ovviamente in questi decenni è stato reinvestito in molti modi e oggi sembra che controlli una delle più potenti holding finanziarie del sistema economico occidentale. Ed Emily è stata uccisa perché qualcuno l'aveva tradita e l'avevano scoperta. Durante uno dei suoi tanti viaggi in Italia aveva scoperto l'esistenza di una valigia contenente tutti i vecchi appunti di Sinisgalli, roba che riguardava soprattutto le sue ricerche esoteriche. Io non so in che modo o se lei sia venuto in possesso di questa valigia, ma quello che so è che in mezzo a quei vecchi appunti c'era l'elenco di tutti gli ebrei che Sinisgalli aveva consegnato ai tedeschi e che non tornarono vivi dai loro campi di concentramento. Io non so se la Cohen o chi, ma qualcuno tentò un ricatto minacciando di pubblicare la lista. Ovviamente chiunque abbia avuto a che fare con quella lista è stato fatto fuori. E padre Milton, perché è morto? Perché temo che abbia predominato la necessità di sopprimere fin dal suo nascere ogni tentativo di intromissione. Quindi la ragazza che l'ha nominata in quel messaggio telefonico voleva nuocerla. A questo punto non credo di godere più della loro fiducia. E la nostra piccola chiacchierata avrà sicuramente aggravato la situazione. D'altra parte, non avrei saputo a che indirizzo farmi mandare tutti questi pacchi e queste valigie. Ma perché questa sceneggiata della morte? Perché alcuni membri della setta devono fingere di essere morti? Perché i farabutti che stanno ai vertici di questa setta sono ben lontani dal poter garantire ciò che promettono. L'immortalità, la reincarnazione. Ma pasticciando con ciò che dovrebbe essere lasciato al sacro, si possono ottenere strani fenomeni che a volte sono incontrollabili. In sostanza credo che ad alcuni membri della setta sia successo questo. Hanno varcato la soglia proibita inoltrandosi in percorsi nel buio che conducono al nulla. Solo la grande paura di se stessi e alla paura degli altri. Penso di aver risposto a tutte le sue domande. No, c'è una cosa che ancora non mi ha detto. Devo trovare Greta Folger Bloom. Sa cosa potrebbe significare, non è vero? Sì. E poi io come farò ad ottenere l'originale di questo? Ce l'ha già in mano. Non è una fotocopia. Sì. Dai documenti sembra lui. Un incidente. Sì, c'è un'altra persona a bordo. È rimasta intrappolata all'interno durante l'incendio. Sì. Sì, un attimo, glielo passo. È per te. Ma chi è? Pronto. Come? Oddio. Sì, va bene. Sì. Oddio, l'hanno macchina. Oddio, no. Sì, sono
Isabella. Salve. Ciao. Abbiamo appena saputo di Andrea e della sua ragazza. Entrate. Preparo qualcosa, caffè? Ti aiuto io. È tremendo. Volevamo dirle che ci siamo rimasti molto male. Sapevamo quanto voi due eravate legati. Anch'io lo conoscevo da poco, ma... Lo so. I giornali di oggi scrivono che hanno individuato quello che faceva le telefonate. Dicono che si tratta di un ragazzo americano. E com'è possibile? Eppure quella era la voce di Giacomo. È così. Silvia ha scoperto la chiave che Giacomo adottava per proteggere il sistema. Solo che non si tratta di una parola come tante altre, ma di una data. La data della sua morte. La data della sua morte? Sì. Sì, è sembrato assurdo anche a noi, ma non poteva aver programmato proprio quella data per caso. Addirittura 2 mesi prima. È che è proprio sull'individuazione di una serie di date propizie nella vita di ognuno che si basa questo mistero. Ed era questo che Siniscalli cercava di dimostrare attraverso i suoi studi. Ma date propizie a cosa? Non lo sappiamo questo. Di certo è che sia Siniscalli che Maria Valover, che Giacomo e probabilmente anche Emily Cohen, tutte queste persone hanno avuto a che fare con questa ricerca. È tutto finalizzato alla individuazione nella propria vita di una serie di date. In queste date si manifestano opportunità del tutto straordinarie. Noi pensiamo che Giacomo sapeva che il 9 agosto di quest'anno era uno di quei giorni. Ma tu sei in grado di dimostrare tutte queste assurdità che mi stai dicendo? L'intera memoria del mio computer è intasata di dati che confermano solo questo. Abbiamo passato tutti questi giorni cercando di esaminare tutto il materiale, a cercare di dargli un senso. Ma sembra che non ci sia alternativa. Grazie. D'altra parte anche la signora Valover ha impegnato decenni per seguire questi calcoli. Se io parlo col giudice istruttore, lo convinco ad ascoltarti. Tu sei in grado attraverso il tuo computer di dimostrare che Giacomo conosceva la data della sua morte? Possiamo dimostrare che conosceva la data del suo passaggio. La parola morte non è mai usata in centinaia e centinaia di documenti. Sembra che non esista proprio. Si parla di attraversamento, di guado, dei facitori del ponte o dei pontefici che impediranno o permetteranno questo passaggio. Forse non sono stato chiaro. Se io parlo con Trevi, che è il vice capo della mobile, tu sei in grado di dimostrare... Sì, sono in grado. Posso dimostrare che Giacomo sapeva. Secondo me dovresti parlarne con Pagani. Anche se non sarà facile fargli digerire una cosa del genere, non puoi non tenerlo informato. Non posso rassegnarmi a credere che tutte le telefonate che sono arrivate fino ad oggi non siano state di Giacomo. Ma dai, ormai lo sanno tutti che era quel ragazzo americano. Non sappiamo chi è. Qual è la ragione che l'ha indotto a portare avanti questo scherzo tremendo? Perché invece non immaginare che forse anche lui possa avere qualcosa a che fare con questa data? Noi dovremmo essere là quando lui tenterà di rimettersi in contatto col padre di Giacomo. Perché malgrado ostacolato in mille modi, questo è quello che lui farà. Se si viene a conoscenza di questo viaggio, torniamo sulle prime pagine dei giornali. Anche a me la sua proposta francamente sembra molto azzardata, Morlisi. Non possiamo correre dietro a tutte le ipotesi. E invece dobbiamo. Dobbiamo andare nella segretezza più assoluta senza che nessuno la venga a sapere. Ma questa segretezza assoluta chi ce la garantisce? Sarebbe il caso di avvisare il signor ministro. No, assolutamente. Partite pure, ma non parliamone con nessuno. Ah!
waiting yes, for us. Yes, we're coming here. Piacere di vedervi. Salve. Salve, Frank Caruso. Escomi. Piacere mio. Frank Caruso. Venite pure. Di diario che c'è? Ho parlato con il vostro capo a Roma parecchie volte, forse anche con voi. Fatto buon viaggio? Sì, grazie. Non ho niente io. Frank. Prego. Il signor Ronnie McCormick, secondo le leggi vigenti di questo Stato, non ha commesso nessun reato e quindi per il momento non è imputabile di nessun delitto. Se è qua è perché la sua famiglia ha chiesto la collaborazione della polizia al fine di poter accertare la verità. Potete comunque rivolgergli tutte le domande che vorrete, ma lui ha la facoltà di non rispondere. Inoltre, soffrendo di gravi disturbi, saranno i suoi stessi medici curanti a decidere se andare avanti o smettere il confronto. È chiaro? Sì, sì, è chiaro. In più, il signor McCormick ha chiesto la possibilità di non essere visto in viso da estranei. Ma magari nel corso del colloquio cambierà opinione. Comunque, vi renderete subito conto anche voi che è una persona speciale. Mr. McCormick, the Italian gentlemen who wanted to meet you have arrived. I don't have any appointment with them. Secondo loro è in una situazione di estrema tensione e generalmente le sue crisi si manifestano solo quando rimane da solo. E che cosa dobbiamo fare? È difficile dirlo. I suoi medici credono che l'unica possibilità che si fidi è che rimanga solo con uno di voi due. E lei l'amico di Giacomo Fiorenza? Sì. Ce la sente? Sì, certo. Noi saremo nell'altra stanza che è collegata con questa. Non ha nulla da temere. Let's go to the other room. Problem yet today, right? Who are you? I'm Stefano Balti. Crazy name. What are you doing here? I'm here for Giacomo Fiorenza. 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 Mi proibiscono di telefonare. Puoi ripetere? Mi proibiscono di telefonare. You're crazy, this is not his voice. It's another man's voice. He can't do that. Dice che non è la voce di Ronnie, che non è possibile. Chi è che ti proibisce di telefonare? Tu lo sai chi sono io?
Lo sai chi sono io, Giacomo? Stefano. Ti ricordi quando è stata l'ultima volta che ci siamo visti? Sì, sono Cardarelli. Volevo dirle, signora, che quel minimo di attività elettrica delle cellule cerebrali è ripresa. Ripresa? Sì, pochi istanti fa. È assolutamente inspiegabile, ma è così. Pochi istanti fa? Ma si rende conto dell'assurdità di quello che mi sta dicendo? Stiamo parlando di una persona morta da settimane. L'ultima volta che ci siamo visti, Giacomo, te la ricordi? La notte prima. Prima di cosa? Prima della mia partenza. Vero? Sì. Prima che tu venissi in America. Per raggiungere Emily. Pochi minuti fa, dopo essersi addormentato, è caduto in trance. Ci deve essere una ragione per la quale quel ragazzo cade in trance. E si esprime all'improvviso con la voce di Giacomo Fiorenza. Ma dopo i primi giorni assieme, Emily scompare dall'albergo. E quelli della setta mi impediscono di lasciare la camera. Ti tengono prigioniero? Sì. Mi fanno bere un infuso di erbe che toglie ogni forza. Sì, lo stesso. E che fa dormire. Ma io una volta fingo di berlo e scappo. E mi nascondo in un ripostiglio. Loro mi cercano. Io non debbo dormire. Allora cerco di fissare quello che vedo da una fessura nella porta. E cosa vedi? Un ragazzo che apre un pacco che gli ha dato una donna. Io riesco a vedere la faccia del ragazzo. Il pacco gli è caduto dalle mani e lo specchio che conteneva va in pezzi. La donna dà un ceffone al ragazzo in faccia. Proprio mentre le porte degli ascensori si aprono, e tutta la gente che è dentro ride. Io sento quello schiaffo sulla mia faccia e la vergogna di quel ragazzo. Lui piange e io piango. But this happened to me. To me and Ronnie at the Black Oak Hotel over a month ago. Perché mi hai raccontato questa storia? Perché quando quelli della setta mi hanno trovato, ho avuto paura. Ho pensato che una parte di me poteva nascondersi dentro quel ragazzo. Bastava che io pensassi a quello che aveva provato quando riceveva lo schiaffo da quella donna. Alla sua vergogna, alle sue lacrime davanti a tutta quella gente, perché io diventassi lui. E poi loro ti hanno riportato in Italia. Sì. Mi hanno costretto ancora a bere quella roba e mi sono ritrovato sull'aereo che mi riportava a Roma. Qualcuno mi ha detto che Emily mi aspettava là per la cerimonia del passaggio, che quello era uno dei miei giorni propizi e che avrei finalmente incontrato Norberto Siniscalli. Io so che devo chiamare i miei, che saranno preoccupati non trovandomi più. Siamo arrivati. Mi fanno salire su un'auto. È notte. Siamo sul greto del fiume. Mi legano le mani e le caviglie. Qualcuno mi fa un'iniezione sul braccio e sul collo. Sento un dolore tremendo. So che mi addormenterò, ma devo resistere, cercando di ricordare la faccia di quel ragazzo e tutta la gente che ride. Penso che lui possa essere me, almeno per un poco. Poi c'è un uomo vecchissimo che mi guarda e tutto sta diventando buio. Sto andandomene per sempre, Stefano. Per sempre. Tu puoi dirmi dove sei adesso? Buio. Buio. Sei in grado di dirmi dove sei? Giacomo, ci sono ancora tante cose che mi devi dire.
Giacomo. Giacomo. Giacomo, tu non puoi andartene. Giacomo. Giacomo. Giacomo, non puoi andartene, Giacomo. It's okay. Okay, it's enough. We still have more questions. It's okay. Non potete portarti via così. Ci sono ancora un sacco di cose che dobbiamo scoprire. Ma non possono mandarci via così. Noi abbiamo ancora tante cose da chiarire. Senta, Ronnie McCormick è un cittadino americano. La sorella che ce l'ha in tutela si è opposta a qualsiasi altro confronto. Dice che denuncerà i medici che hanno permesso questo esperimento perché può essere stato molto pericoloso per la salute psichica del fratello. Inoltre dice che chiederà i danni alla polizia federale. È pazzesco. Ricordati di quanto ti ho detto. Anche tu. Sei stupita di vedermi. Non sei contenta? Tieni il volante e sta tranquilla. Porta questa macchina dove dico io e non ti succederà niente. Ora gira a sinistra e lo stop a destra. Siamo arrivati. Ti prego. Non è male questo posto. Lasciami stare. Che cosa vuoi? Senti. Ah, mi fai male. E uno. E due. Hai cercato di fottermi, eh? Prima facendo trovare la polizia il cadavere di Emily Cohen nella mia auto. E poi il corpo di padre Milton in quella casa. Qual era la prossima mossa? Non ho fretta, sai. Per colpa tua mi hanno tolto il caso. Posso stare qui anche giorni. E poi c'è tutto quello che vuoi. Viveri, acqua, birra. Tutto quello che serve. Per passare una bella villeggiatura. E poi a me piace stare con te. Mi sei piaciuta subito. Sei il mio tipo. L'avevi capito, cari mio tipo. Per questo mi hai fottuto. Ora dovrai spiegarmi tantissime cose. Chi è dei vostri che vi informa? Come facevi a sapere che stavo indagando su Emily Cohen? E perché mi hai fatto trovare quella tua foto a DeWitt? Spiegamelo. E come ha fatto padre Milton ad avvisarti che ti stavo cercando? Poi mi racconterai la storia del tuo finto suicidio. Che maialata! Quella deve essere la scena madre, non è vero? Che stai cercando di fare? Puoi già commuovermi. Non è un po' presto? Chiave? Nella tasca della giacca.
Ok. L'hai fatto fuori. Comunicano che i disturbi di questo Ronnie McCormick paiono finiti e che lui è in grado di dire come è cominciato tutto. Ecco qui. Il giorno delle nozze d'argento dei nostri genitori volevo vedere il regalo di mia sorella e lei non voleva. Così abbiamo avuto una discussione. Nel cercare di aprirlo, il pacco mi è caduto e la cornice di cristallo è andata in pezzi. Mia sorella mi ha dato uno schiaffo. Era una cosa che non aveva mai fatto in tutta la sua vita e me l'ha dato nel momento in cui i nostri parenti e amici stavano uscendo dall'ascensore. Il medico gli chiede: è da quel giorno che hanno inizio i tuoi disturbi? Sì, da allora. Ho sentito subito una grande stanchezza, dalla quale non mi sono più ripreso. E quel giorno stesso ho avuto la mia prima crisi. Ricordi la data e l'ora? Sì, sono sicuro. Il giorno 9 agosto, alle 3 del pomeriggio. Che corrispondono alle 10 di sera di qui. Più o meno l'ora in cui si presume sia stato ucciso Giacomo. E cosa accade durante queste crisi? Non so dirlo. La prima volta mi hanno detto che sono restato chiuso in camera tutto il pomeriggio, tenendo il telefono sempre occupato. Ma io quella sera non ricordavo niente, di non aver telefonato a nessuno. E va avanti così. Sia l'FBI che i medici che lo controllano si sono impegnati a tenerci al corrente di ogni sviluppo, al riparo da ogni pubblicità. E l'indagine non è finita. Probabilmente inizia solo adesso. C'è una cosa che voglio dirle di Giacomo. Quando ha saputo di dover morire, la cosa della vita alla quale si è aggrappato per non perdere coscienza con tutto se stesso. È la faccia di un ragazzino che prendeva uno schiaffo davanti a tanta gente che rideva. Perché mi dice questo? Pensavo che fosse importante per sapere meglio com'era suo figlio. Grazie. Morlisi, quel pagliaccio che si finge Giacomo vi ha raccontato tutto, ma non vi ha detto perché lo hanno ucciso. Questo spetta a noi scoprirlo, e lo scopriremo. Si parla una lingua misteriosa.
e dove le nostre logiche non sono utilizzabili in alcun modo. Noi in questo territorio possiamo solo subire un mistero che, anziché disvelarsi, si fa sempre più impenetrabile. Io non so dire se questa è una pena o un premio. Io non so dire nulla, ma so che questo luogo dove sono